Ragazzi, buongiorno. Vi mostro una cosa, però vi avverto: vietata ai minori di 18 anni. Classico orzaiolo. Ma stamattina, più forte di prima e con più determinazione, per forza, si riparte. E addirittura andiamo a scalare il passo più alto dell'Irlanda. E addirittura lo faremo con la pioggia e il brutto tempo. Tiè. Al mattino bisogna concentrarsi e capire che bisogna posizionarsi sulla sinistra. Meteo molto incerto sul fare un acquazzone o fare una pioggiorellina o una tromba d'aria. Temperatura però in questo momento 21 gradi, quindi caldo. Treli di domenica mattina. Molti turisti italiani di passaggio, sia ieri sera che questa mattina in struttura. Probabilmente per noi quella struttura così confortevole era una delle uniche disponibili e accettabili a livello di costo. Con una colazione super che, come al solito, ci farà saltare il pranzo, possibile da scegliere tra colazione continentale Irish, che comprende salsicce, pancetta, uova. La camera ci è costata 130 euro a notte. Ripeto, quasi una delle uniche disponibili e accettabili a questo prezzo, che è per noi comunque molto molto alto. L'effetto della nebbia molto bassa che copre la sommità di queste colline barra montagne è un mulino che fa da sfondo a questo ponte in mattoni. È l'immagine per il momento del nord che abbiamo raggiunto. In lontananza quella che sembra una vaghissima sagoma del Monte Conor. Ragazzi, ogni scarrafone. Questa mattina sarà le visioni. 7 km al punto più alto del passo. Come potete vedere, il meteo si sta mettendo bene. Questo è il meteo da passi di montagna. Traffico zero. All'inizio del passo stanno rifacendo il manto stradale. Non so se riuscite a vederlo, comunque c'è abbastanza brecciolino, quindi da fare attenzione. Ecco qua, è terminato. Iniziamo con il paesaggio caratterizzato esclusivamente da vegetazione molto molto bassa. La temperatura è scesa a 19 gradi, che poi quando vedrete l'altitudine penserete: ma che passo è questo? Come potete vedere, abbiamo scelto la giornata perfetta per un passo montano. Però vedete motociclisti, pecore, ci siamo tutti. Il paesaggio deve essere molto molto bello, sì. È anche suggestivo con nebbia e pioggia, che è il tipico paesaggio irlandese. È anche vero che in questo viaggio europeo irlandese le nostre tempistiche sono comunque abbastanza regolate, quindi non possiamo aspettare che i giorni passino per trovare giornate meteorologicamente migliori. Bello impietoso. Quindi paesaggio altrettanto estremo. Forse entreremo in mezzo alle nuvole. Qui quasi Islanda. È vero, bellissimo qua, perché pietre scure, anche se non credo che qua siano di origine vulcanica come in Islanda. Però con la pioggia, secondo me, è ancora più affascinante. Cascata di 1,10 m, 18 gradi, c'è chi va a maniche corte, però ho preso il giubbino, 7,3% di pendenza da qui a salire, quindi per i ciclisti c'è anche il dislivello. Acqua di colore plumbeo nei laghetti, con un meteo limpido, credo che si possa scorgere da questo lato l'intera insenatura. Sarà più bello così, ragazzi, secondo me, molto più affascinante, molto più adrenalinico. In effetti sembriamo dire baggianate, ma un po' quello che ci si aspetta dall'Irlanda è questo meteo. Eravamo un po' preparati a questo, avevamo fatto anche preparazione in Italia, se ricordate, a salire. Loro fanno preparazione, grande! Una coppia. Facendo questi passi ci sentiamo un po' a casa. È vero che la moglie di Paul ci ha detto: fate l'altro tragitto, che è una sorta di tragitto ad anello, no? Della penisola di Dingle. Ci sono tante cose da vedere. Il percorso ad anello della Dingle Peninsula si chiama Sleighhead Drive. Però noi ci sentivamo a casa a percorrere il passo che ci porterà appunto dall'altra parte della penisola fino alla città di Dingle. Qua ci sono le piazzole per far passare le auto. Addirittura hanno messo il cartello per 85 metri. Non c'è un'altra piazzola, ma che spettacolo, ragazzi. Forse i ciclisti, dai, non ci passiamo, dai.
questa è la bellezza di andare in moto, perché qua ragazzi con un camper fai veramente fatica. E io direi che con questo panorama bisogna fare una foto. Certo che la facciamo. È pazzesco. Solo che da qua non si vede proprio nulla, quando invece leggermente più in basso si vedeva qualcosa. Torniamo più in basso. Qua scende verticale quasi. No. Iniziamo la discesa abbastanza ripida, ma guardate che visuale! Dove vi portiamo? Tutto questo mi ricorda il Croce Domini e il Das Nibba. Non so per quale motivo, ma siamo alle solite. Però dai, se si scende un po' si inizia a vedere. Comunque questo passo da rifare con il bel tempo. Si iniziano a intravedere le verdi colline dell'altra sponda della Dingle Peninsula e quindi la città di Dingle. Altitudine bassa, ma siamo al più alto passo irlandese. Condividiamo con voi un'abitudine automobilistica degli irlandesi: sui punti dove la strada è più stretta, l'uno si ferma su una corsia, l'altro nell'altra, si possono guardare per minuti senza che uno dei due passi, proprio come succede in Italia. Uguale, guarda, non vi nascondo che per quanto questo sia un segno di civiltà, mi dà un po' il nervoso, dopo un po'. Bellissima strada questa. Ovviamente, come tutti i passi, anche se l'altitudine è bassa, il meteo è sempre peggio. Infatti, se guardate sulla costa, addirittura c'è uno spicchio di sole. Ecco la Dingle, che nonostante per legge sia obbligato a assumere un nome in lingua irlandese, Dingle ha scelto il nome anglicizzato. Piccola curiosità sulle targhe delle macchine: mentre noi abbiamo l'indicazione della provincia italiana, loro in alto sopra i numeri hanno il nome della contea di appartenenza in lingua irlandese. L'abitudine dei murales che ricorda un po' lontanamente Belfast e l'Irlanda del Nord. I nomi dei luoghi in irlandese precedono comunque i nomi in inglese, sempre, su ogni segnale stradale e su ogni insegna delle attività commerciali. Atmosfere da fine del mondo per Dingle. Infatti, proprio per questa atmosfera abbiamo deciso di andare diretti in struttura e dedicare questa mezza giornata per lavorare. Non perché questa atmosfera non ci piaccia, è anche per mostrarvi l'Irlanda con la doppia faccia, ovvero con questo meteo e col meteo che in teoria dovrebbe essere migliore, quello di domani. Comunque, se vorrete visitarla, preparatevi a questo meteo, perché ogni giorno comunque ci potrebbe essere una leggera pioggiarellina. Bandiera della contea di Kerry. E come sempre lasciamo l'unica strada principale della penisola per percorrere stradine tra virgolette alternative, che però, come potete vedere, diventano veramente piccole. Di colpo, con pochissimo tempo, si è alzato un vento fastidiosissimo. Medio irlandese veramente pazzesco. Siamo vicini alla struttura, oggi pochissima strada. Ci siamo fermati per un caffè. Aspetta, quando dici caffè, fate la quantità. Cioè, questa è la mia mano, ragazzi, è un bicchiere enorme. Però ve lo mostriamo perché voglio dirvi una cosa. Siamo in un grocery, in una parte non turistica dell'Irlanda. Stamattina, quando ci siamo svegliati, ho detto a Francesco: l'Irlanda è meravigliosa, ma c'è una precisione che diventa quasi maniacale e sembra a tratti leggermente costruita proprio per il turismo, proprio perché sono cresciuti in maniera esponenziale. Il paesino dove ci troviamo è, secondo noi, la vera Irlanda, quella che era prima dello scoppio di un turismo famoso in tutta Europa, in tutto il mondo, e sono le cose che apprezziamo di più. Questo o l'Argentina poco differenzia. Quando sono entrata ho fatto il caffè, questo è uno strong caffè con delle macchinette automatiche che loro hanno sempre a disposizione. Pagato quanto? Pagato probabilmente parecchio, perché non lo sai? No, non l'ho visto perché ho preso anche acqua. Che ragioniere sei? No, non mi hanno fatto lo totale, scontrino. Quanto hai pagato? Ho pagato 4,50 euro. Con una bottiglia d'acqua grande? Quindi probabilmente sui 3 euro, 3,50 euro. No, 3 euro. Porca paletta, cioè. Però una volta che ho preso il caffè mi ha detto: ci vuoi anche il latte? Sì, grazie, certo. Ha aperto il frigorifero del negozio, c'era un boccione di latte aperto, me ne ha versato un po'. Questa è, secondo noi, quello che era una volta l'Irlanda e quello che amiamo di più dei posti che visitiamo. Have a nice coffee. A me non resta che condividere. Non l'avete visto, ma insieme al caffè abbiamo preso due biscotti rubati, tra virgolette si fa per dire, dalla nostra camera, dall'abitazione di questa notte, quindi l'avevamo disponibile. Non sono
rubati. E ce la stiamo prendendo comoda nonostante siamo vicino alla nostra struttura di questa notte, perché ho appena messaggiato con un nostro compaesano, non proprio, si trova a circa 20 km di distanza, ma è il nostro fornitore ufficiale di abbigliamento Frank Saffer, ovvero Massimo Ferrara, che ha un rigamificio, ragazzi, pazzesco. Se vi servono delle maglie, delle divise per la vostra attività, oppure perché avete un motoraduno, oppure perché siete presidenti di un motoclub, oppure per un viaggio che dovete fare, per qualsiasi cosa, non esitate a contattarlo. È una pubblicità gratuita che faccio perché se lo merita veramente. Comunque, tutto questo per dirvi che anche Massimo si trova qua in quanto sta facendo tour leader di 4 moto a circa 50-60 km da dove siamo noi. Lo stiamo aspettando perché se passa da queste parti, ovviamente ci fermeremo per un saluto. Madosca, tutti adesso. Appena ripartiti dal posto ideale irlandese, immagino che voi non siate d'accordo, non c'è un granché da vedere in questo posto ideale, però è autentico. E comunque contornato da una natura spettacolare come sempre. Quasi arrivati, 1,2 km, ma ci troviamo a circa 2,8 km dal paese, o meglio 2,8 km dalla città di Kenmare. Ormai l'avete capito, per noi è un mood, prendiamo tutte strutture che si trovano leggermente fuori per risparmiare qualcosina. Quasi arrivati e inizia a piovere, ma tanto, sono due gocce passeggeri. Dovrebbe essere non questa, ma forse questa. Forgefield House Bed and Breakfast. Se vi chiedete per caso come sono le campagne irlandesi, guardate questa finestra. Non sembra un quadro? Addirittura con uno spiraglio di sole, ma fino a 5 minuti fa pioveva. Questo è stato il nostro attico per due giorni, tetto a capanna, disimpegno, bagno con doccia, tutto nuovo, tutto ristrutturato. È un B&B, i padroni di casa sono maturi, ma sono due persone squisite. Ci hanno preparato una colazione irlandese, ragazzi, che saltiamo il pranzo, saltiamo la cena e ci rivediamo a domani mattina. Guardate la felicità. Sapete che non è vero che salteremo pranzo, cena fino a domattina, soprattutto lui. Stai però calma. Vi diciamo che questa struttura è un po' lontana dal centro, come facciamo sempre, circa 35 minuti dal centro a piedi. Questa è la struttura da fuori, Fordfield House. Questo è tutto il parcheggio. Addirittura ci hanno dato la possibilità di portare la moto nella parte posteriore dell'abitazione sotto ad un porticato, seguendo lo scivolo in fondo. Però il porticato non è proprio chiuso, nel senso che se piove un po' la moto si bagnerà, ma tanto ormai la sorellona è diventata un anfibio. Tutti i giorni ha preso acqua. Ed importantissimo, prezzo della struttura 115 euro a notte, compresa una colazione, fuori di testa. Sam e Sheila, la coppia che ci ha accolti, sono una coppia fantastica. Gli abbiamo sottolineato il fatto che Kenmare è molto molto bella da visitare, è piccolina ma molto messa bene, c'è benessere e lo si respira nell'aria. Sheila mi ha specificato, negli ultimi anni è cresciuta molto, è stata molto risistemata, perché questo effettivamente è un ottimo periodo che sta vivendo l'Irlanda. Anche per quanto riguarda il meteo, perché ci hanno detto che proprio questa settimana è un po' insolita. Abbiamo preso pioggia ma anche sole, e qua vedere il sole è veramente una chimera. Quindi, per semplificare, un meteo irlandese fortunato. Quello che a noi ha stupito molto è il fatto che questo tipo di villette anche in centro città non sono recintate, molte non hanno cancelli, c'è un libero passaggio, e ho detto che in Italia non è così frequente, spesso questo tipo di villette sono a ragione recintate per evitare, insomma, disguidi vari. E loro si sono abbastanza stupiti, ci hanno chiesto se siamo del nord o del sud, ma in realtà l'Italia non fa differenza. Da quanto abbiamo letto, qua la sicurezza dovrebbe essere tra i primi posti in Europa. Loro hanno un cancello, ma è stato sempre aperto, e per fortuna la sorellona la troviamo tutte le mattine. Adesso non vogliamo tirarcela, facciamo tante lodi all'Irlanda, al suo tenore di vita. Andiamoci piano, parliamo alla fine che è meglio. Nulla di più vero, quindi ritiro tutto e vamos. È il momento di lasciare la casina, è il momento di ricordarsi di camminare sulla corsia di sinistra.
temperatura alta per Kenmare, contea di Kerry, 21 gradi in questo momento, mai paragonabile alle temperature attuali dell'Italia. Ci state scrivendo che quasi in qualsiasi punto dell'Italia si toccano i 40 gradi. Comincia ad essere abbastanza la normalità, come qui ci hanno detto, comincia ad essere la normalità un tasso di pioggia piuttosto basso rispetto alla regola. Inutile dirvi che io preferisco questa temperatura, soprattutto in moto. Ora che siamo partiti 20 gradi, perché la differenza è abbastanza importante se esce il sole o meno. Queste sono le villette di cui parlava Sara, addirittura il golf club, ed eccoci arrivati al centro di Kenmare. Questa è la via principale con ottimi ristoranti che abbiamo potuto ammirare da fuori, addirittura un ristorante con riconoscimento Michelin. Evidentemente il turismo prestigioso di Kenmare fa sì che si sviluppino locali anche di lusso. Ci perdonerete per i nostri continui parallelismi con il Sud America, però anche ieri, entrando in un supermercato, c'è da dire che spesso, come sono organizzati, assomigliano di più ai supermercati o ai mini market del Sud America rispetto ai nostri, quindi a una parte del resto d'Europa. Non a caso siamo consapevoli che il Sud America abbia un'impronta un po' più anglosassone in generale, un po' dettata anche dall'America del Nord, quindi anche nel cibo, hamburger, caffè lungo, uno spazio nei market dove poter gustare il caffè. Ecco la parte più bella e più prestigiosa della cittadina. Siamo nel periodo di relax maggiore dell'anno anche per questa parte d'Europa, e poi abbiamo notato che gran parte degli europei in vacanza e in giro per l'Irlanda non azzarda le classiche Irish breakfast, un po' probabilmente per il timore che non sia del proprio gusto. Tranne noi, infatti, quando stamattina una coppia di tedeschi ha visto che ci veniva apparecchiata l'Irish breakfast è rimasta a bocca aperta con un leggero pentimento in corpo: mannaggia, non l'abbiamo presa. Se queste sono le loro tradizioni, hanno sicuramente un surplus rispetto a una colazione continentale o a una colazione adattata al turista. Siamo di nuovo sulla Wild Atlantic Way, il tragitto che ci accompagnerà fino al nord dell'Irlanda, che la attraversa tutta nel suo lato ovest costiero, lunga 2500 km. Si estende da Kinsale nel sud, nella contea di Cork, fino a Derry nel Donegal, estremo nord irlandese. Ecco il braccio di mare che ci divide dall'altra penisola, la Dingle Peninsula. Mentre oggi faremo il percorso più turistico di tutta l'Irlanda, il Ring of Kerry, un percorso ad anello di 179 km nella penisola di Everang. Guardate che spettacolo qua sotto, l'umidità è pazzesca. Da navigatore abbiamo il mare che si infila fino a qua sotto. Abbiamo aspettato a percorrere questo itinerario infrasettimanale perché nel fine settimana, da quel poco che abbiamo potuto vedere qua ragazzi, è affollatissimo, e con queste stradine strette poi è un attimo fare file lunghissime. Quindi da un lato l'Irlanda sarebbe bellissima farla con un camper, soprattutto per la vita che facciamo, in quanto i costi sono altissimi e poi, come già detto, la sicurezza è ai massimi livelli, però al tempo stesso la moto ti dà un po' più quella libertà per affrontare queste stradine strette e quindi la possibilità di infilarti un po' ovunque. Guardate che spettacolo! Guardate il serpeggiare della strada. Limite di 80 km orari e io vado a 76, ma come potete vedere anche dalla camera sembra di andare velocissimi, ed effettivamente in rapporto alla larghezza della strada si va velocissimi. Queste dovrebbero essere le bandiere di tutte le contee irlandesi, ne riconosciamo già alcune: Wexford, Kerry, e questo è il centro di Snim. That's what my mama said.
Queste sono le parti più caratteristiche dell'Irlanda, queste insenature sul mare e naturalmente le scogliere più imponenti al nord. Siamo arrivati quasi alla parte terminale di questo circuito e adesso con 18 gradi ed un vento abbastanza forte andiamo a farci il bagno. No, considerando che dobbiamo risalire la penisola non mi sembra un'ottima idea. Comunque c'è chi si fa il bagno, hai visto? Assolutamente, come sempre ci sono i pazzi che fanno il bagno. Le spiagge sono quasi caraibiche. Siamo arrivati, guardate che centro! Questa parte è uno spettacolo a non finire, tra i prati verdi che si gettano sul mare, gli scogli, colori che assumono un'infinita vivacità appena esce il sole. Ragazzi, è bellissimo! Questo è il Ring of Kerry che immaginavamo. Guarda che spettacolo questa strada che interrompe la montagna, sembra quasi nascosta in mezzo alla natura. Ora noi oltre al Ring of Kerry faremo anche quella penisola là in fondo. Le onde che si infrangono sulla scogliera, un bosco proprio alle pendici delle colline. Sembra un po' il mare d'inverno, quindi tanto tanto affascinante. Siamo a Waterville, ci sono delle immagini di Charlie Chaplin. Questa è una località scelta proprio dal divo tra il 1960 e il 1970. Infatti a fine agosto qui si svolge un festival a lui intitolato, il Charlie Chaplin Comedy Film Festival. Tra tanto clamore la star hollywoodiana aveva scelto tutt'altro. È qui che giriamo a Ballyskellig per fare una deviazione sullo Skellig Ring. Usciamo quindi dal Ring of Kerry classico per questa deviazione che ci porterà a costeggiare il litorale, lunga 18 chilometri. Siamo arrivati alla fine della strada, c'è addirittura il molo per andare. Spettacolo, ragazzi! Andiamo in moto fino al mare. Appena ripartiti il sole per un attimo è scomparso e inizia a scendere la pioggia. Però è una pioggia leggera, nulla di più. E poi un attimo ti trovi dall'altra parte della penisola. Che spettacolo! È un connubio di colori eccezionale. È proprio l'immagine che abbiamo di quella che quando la studiavamo a scuola era Eire, con il suo nome in gaelico, in lingua irlandese. Questo è fuori dalla rotta più turistica, è sicuramente meno infiocchettata, un po' più selvaggio come anello, come percorso, ma anche qui la natura ha molto da offrire. In fondo si vede lo Skellig Michaels, apparso anche su qualche pellicola. Quanto è affascinante il mare in tempesta che si infrange, crea quella nebbiolina. Noi siamo sempre alla ricerca del raggio di sole perfetto, anche se la vera immagine dell'Irlanda, continuiamo a dire, è questa. Ma no, io cerco il raggio di sole perché le foto ovviamente vengono meglio, la luce è fondamentale, un'altra potenza. Guardate che spettacolo, è oceano atlantico, non si scherza. E anche in questo punto, come spesso ci capita in Sud America, vivere qua, per carità i centri abitati più importanti non sono lontani, però comunque ti trovi in una parte un po' più estrema, anche meteorologicamente parlando, io penso che qua tiri sempre il vento. E i bracci di mare che vediamo tra una penisola e l'altra assomigliano inevitabilmente ai fiordi cileni della bassa Patagonia, Puyuapi, e la vita in realtà che vi si svolge è proprio quella, diventa un ricercare proprio la tranquillità. Che spettacolo! La spiaggia perfetta.
alla fine, visto il posto, visto il contesto, visto l'orario, ci siamo fermati, vista oceano, per il classico panino. Non ve l'abbiamo mostrato perché sono arrivate due persone che guardano i nostri video, ci siamo messi a chiacchierare e abbiamo fatto le 5 di pomeriggio. Però precisiamo, non è che ci siamo fermati a chiacchierare perché loro ci hanno voluto... No, che Francesco fa come al solito, chiacchia, parla, 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 e loro per cortesia ci hanno aspettato. Insomma, sono rimasti qua a parlare con noi. Non è vero, ci ha fatto piacere. Come si dice dalle nostre parti, l'asino mi ha detto orecchione. Comunque la coppia sono loro. Ciao. Piacere. Daniele. Emanuela. Piacere. Quella in fondo la conoscete. Ciao, piacere Sara. Coppia fantastica, abbiamo chiacchierato tantissimo, ci hanno raccontato un po' dell'Irlanda perché loro venivano dal nord, quindi ora siamo più preparati per affrontarlo noi, il nord. E noi siamo più preparati per affrontare il sud. Esatto. È stato uno scambio. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.